Lo sai che in Campania esistono tantissime doppie città, poiché nel passato, un tempo, si abbandonavano e si fondava di nuovo un'altra città in un altro luogo. Ad esempio, Avellino non è quella reale. Questa qui, che oggi si trova nel territorio di Atripalda, era l'antica Abellinum e tutto attorno a me ci sono degli scavi. Andiamo a scoprire la vita di un archeologo sul campo con l'Università di Salerno. Dal 2019 l'Università di Salerno, con il DISPAC, il Dipartimento di Scienze e Patrimonio Culturale, è impegnata in una missione di ricerca ad Atripalda e diciamo che uno dei nostri obiettivi principali è quello di dimostrare come questo grande complesso residenziale, questa domus, non sia un elemento isolato all'interno dell'antica città di Abellinum, ma che sia proprio una componente di un più ampio impianto urbano. Allora, insomma, questa città quanti anni ha? L'antico centro di Abellinum assume la sua forma urbana di città vera e propria a partire dall'età tardorepubblicana, intorno al secondo quarto del primo secolo avanti Cristo. Probabilmente uno dei periodi di maggiore sviluppo e di splendore è proprio l'età augustea, quando si dota di tutti quegli elementi monumentali, come ad esempio le mura di fortificazione e altri importanti elementi sulla civita e anche sui piedi. E penso. Più o meno quanto si estende? La civita di Atripalda, che corrisponde appunto all'antica città, corrisponde a circa 25 ettari, poco meno di 25 ettari, interamente circondati da mura. E invece quindi abbiamo detto questa domus è stata scoperta, cioè di fatto non scoperta, quindi è stata portata alla luce negli anni 70. Sì, l'inizio dei lavori appunto è all'incirca metà degli anni 70, è una domus che subisce varie trasformazioni nella sua storia, nel senso che viene inizialmente costruita in una prima forma e poi la domus però continua anche a essere abitata in età tardoantica, non più nella sua interezza, ma alcuni ambienti vengono abbandonati, altri invece diventano delle officine, degli impianti artigianali, mentre altri ambienti ancora mantengono questa funzione residenziale. Alcuni settori invece vengono in parte demoliti e il terreno in quelle zone viene utilizzato per la coltivazione di piccoli orti e così via. Qua è carino se stiamo nella parte qua in basso perché si vede l'alzata delle mura e dovrebbe essere tagliata. Io ti seguo, quindi qua è dobbiamo un po' andare. Lì davanti, tipo. Il pianoro è delimitato da queste mura con una serie di torri che si possono vedere. Non conserviamo solo le mura della città romana, ma anche piccoli lacerti di blocchi appartenenti alle mura sannitiche, dove si conservano ancora i marchi di cava in lingua osca. E quindi quanti ne siete a questo punto per fare così tanti scavi? Di solito in questi anni abbiamo mantenuto un numero medio di 25 persone sullo scavo che risiedono qua da Atripalda grazie all'impegno anche delle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo. Dalle 7:30 siamo in cantiere, lavoriamo con i ragazzi che sono qua, stanno svolgendo attività all'interno del loro percorso principalmente di laurea magistrale, ma abbiamo anche qualche triennalista e diversi studenti della scuola di specializzazione, oltre che dottorandi e così via. E le attività sullo scavo prevedono lo scavo archeologico vero e proprio, ovviamente, e tutta una serie di altre attività volte anche alla formazione dei ragazzi, che vanno dallo studio dei materiali, dal lavaggio, catalogazione, studio dei materiali, ma anche l'attività di rilievo, di fotografia, realizzazione di fotogrammetrie, voli drone e tutta questa serie di attività. Il DISPAC, il Dipartimento di Scienze e Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, è impegnato in una missione di ricerca da Atripalda, diretta dal professor Alfonso Santoriello. Le nostre prime attività si sono concentrate in quel saggio, a sud-ovest della domus, dove abbiamo messo in luce parte di un nuovo isolato con almeno due complessi residenziali e abbiamo esposto un nuovo tratto del decumano massimo della città. Oggigiorno invece noi stiamo lavorando dalla parte opposta in un nuovo isolato anche questa volta e ancora una volta ci troviamo sempre nell'ambito di un contesto abitativo, residenziale, quindi una nuova, non possiamo dire una nuova domus, ma sicuramente qua, quindi. Esatto, uno spazio insediativo già attivo in età imperiale. Ecco. Fondamentalmente il lavoro dell'archeologo è questo, trovare questi piccoli dettagli e poi chiaramente formulare una serie di teorie per riuscire a ricostruire tutta la vita
che c'era attorno a quella sepoltura o a quel ritrovamento, se ho capito, sì, insomma, nel vostro lavoro. Esatto, il nostro obiettivo è appunto quello di, in qualche modo, tramite le nostre ricerche, ricostruire quelle che sono state le trasformazioni e le modalità di vita delle comunità umane in questo contesto.